quali comincia ad entrare in vivo anche qui in Umbria, la campagna. Abbiamo già parlato anche con Pratogliani di quanto possa essere importante questa regione, se non altro per la sua tradizione. Ma è una regione fondamentale del paese, in cui c'è una tradizione attenta ai valori che noi esprimiamo, a partire dal lavoro, dalla lotta contro le diseguaglianze, dalla scuola e dalla sanità pubblica. C'è bisogno di una nuova agenda progressista che rimetta al centro gli ultimi, chi è rimasto indietro, e pensiamo che in questa regione Liberi Uguali possa avere un risultato molto molto importante. Con lei, vai, prego. A livello nazionale, che quadro si sta delineando? In Lombardia, l'alleanza sulla definizione di Lazio si sta delineando. Sì, abbiamo deciso di far scegliere i nostri territori. Ci sono state due assemblee regionali che autonomamente hanno deciso in Lombardia per un percorso autonomo e nel Lazio per un confronto con Zingaretti. Il confronto si svolge in queste ore, è un confronto di merito programmatico. La nostra agenda è nota, per noi il lavoro è la questione fondamentale, la difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica. Su questo ci misureremo. Grasso è al lavoro, la nostra piena fiducia. Sulle parole di Renzi a Torino, che cosa ne pensi? Ma la mia sensazione è che Renzi continua a ripetere da anni più o meno le stesse cose. A me sembra sinceramente un disco rotto, ormai non più in sintonia con le esigenze e le domande del Paese. A noi interessa offrire un punto di vista alternativo alle politiche fatte in questi anni. La questione fondamentale è il lavoro, perché la precarietà sta esplodendo e c'è una generazione che rischia di essere senza possibilità di costruire il futuro. Quindi a noi sinceramente interessa poco parlare di Renzi, ci interessa parlare dei problemi che riguardano la vita delle persone. È da lì che si riparte, Liberi Uguali è nato esattamente per questo. L'ultima bufera giudiziaria su Berlusconi, che cosa ne pensa, che idea si è fatta? Ma guardi, anche in questo caso sinceramente la storia di Berlusconi è una storia lunga. Io facevo il rappresentante d'istituto nel mio liceo e Berlusconi era già presidente del Consiglio di questo paese. Io non voglio fare una campagna elettorale nel ragionare di Berlusconi o di Renzi o di altri. Noi abbiamo un'agenda per l'Italia. Liberi Uguali è nato per dare una prospettiva al paese e vogliamo confrontarci sulle questioni che riguardano la vita degli italiani, non sui problemi dei singoli, su cui credo che gli italiani abbiano le idee abbastanza chiare. Grazie. Grazie. Grazie.